La polizia di Pordenone ha disarticolato un'organizzazione criminale transnazionale operante tra Veneto e Friuli Venezia Giulia, specializzata in furti nei centri commerciali con la tecnica della spaccata. Quattro le persone arrestate tra le province di Venezia e Pordenone, due delle quali destinatari di fermo di indiziato di delitto emesso dalla Procura della Repubblica di Pordenone per il furto dell'8 marzo scorso in un negozio di articoli di telefonia ed elettronica. Il blitz è scattato la notte scorsa nel Veneziano, a Torre di Mosto, al termine di un inseguimento iniziato nella zona di Caorle. La squadra ha arrestato in flagranza quattro cittadini romeni per violenza e resistenza pubblico ufficiale. A due di loro è stato notificato anche il provvedimento di fermo per furto aggravato in concorso. Nel corso dell'operazione, gli agenti hanno anche esploso tre colpi di pistola in aria a scopo intimidatorio. Era dallo scorso mese di marzo che la polizia cercava di dare un volto e un nome alla banda di ladri. L'indagine denominata Transfert era stata avviata dopo un furto in un centro commerciale friulano che aveva fruttato un bottino di 42.000 euro. Dopo aver abbattuto la vetrata di un negozio di elettronica con un'auto usata come ariete, i malviventi erano riusciti a impossessarsi di 74 smartphone. Già da fine giugno l'inchiesta aveva permesso di identificare due dei presunti colpevoli, i cui spostamenti sono stati tenuti sotto controllo per riuscire a individuare tutti i componenti del gruppo criminale. Ieri pomeriggio la coppia di romeni si sono aggiunti due connazionali giunti a bordo di un Audi A8 che al termine del blitz è stata posta sotto sequestro. La banda si è data appuntamento a Caorle con l'intento di compiere nella notte l'ennesima spaccata in un centro commerciale di elettronica del Veneto orientale. Prima che i malviventi entrassero in azione, il via libera all'operazione della Polizia di Stato.